Addirittura ci abbiamo aziende che sono 39 anni che vengono con noi, aziende che dicono abbiamo aperto l'attività con Expo Casa. 39esima edizione di Expo Casa ad Umbria Fiere nel comune di Bastia Umbra, ma questo è un punto di riferimento davvero per tutta la regione, le migliori eccellenze del settore casa, una casa che si sta adeguando agli stili di vita che ormai sono cambiati. Dopo il lockdown è cambiato il modo di vivere la casa, se sta più a casa, se legge più il giornale, se vede più la televisione. Se poi qualcuno ha comprato quelle macchinette anche per giocare tipo flipper, allora gli abbiamo dato l'opportunità anche di queste cose qui. Presente al taglio del nastro anche la Presidente della Regione Umbria, che ha sottolineato nel suo intervento anche l'importanza di avere ad Expo Casa per la prima volta anche gli ordini professionali, ingegneri e architetti. Sappiamo tutti quanto è importante, specialmente in una terra come la nostra, l'Umbria, che fa della bellezza un suo marchio di identità. Ecco, avere la possibilità di professionisti che sanno coniugare il mondo esterno, quindi il nostro bell'ambiente, con la possibilità di realizzare un luogo di vita che sia funzionale e bello al tempo stesso. Confrontarci direttamente col pubblico, che è l'utente finale del nostro lavoro, è un momento indispensabile, perché l'architettura è un valore sociale. Noi non siamo qui per rivendicare dal punto di, come corporativamente, no, il nostro interesse professionale, ma l'architettura è un bene sociale. Nei paesi dove c'è già una legge sull'architettura, questo è il primo articolo. Quali sono le abitudini principalmente cambiate e come vi siete adeguati anche nel rispondere magari alle esigenze? Allora, il cambiamento è nato dal fatto che oggi anche il lavoro non è solo, diciamo, presso la sede dove uno va a lavorare, però magari può viverla anche nella propria abitazione, però magari uno stando a casa decide di poter avere una qualità superiore, cercando però di stare attenti a tutti quelli che sono gli spazi che spesse volte sono occupati dalla moglie, dai figli, dalle problematiche, dai rumori, che noi adesso in una certa maniera cercheremo di adoperarci per fare in modo di far capire che si può adoperarci anche là per migliorare questa qualità della vita. Presente anche la Strada della Ceramica in Umbria e l'Associazione Italiana Città della Ceramica, con un'esposizione senza precedenti di oltre 100 opere in ceramica artistica tradizionale che danno risalto ad un settore che rappresenta una risorsa strategica per l'Umbria. È una realtà straordinaria che nasce dalla volontà congiunta dei quattro sindaci delle città di antica tradizione ceramica, Deruta, Gubbio, Gualdo Tadino e Orvieto, ai quali l'anno scorso si sono aggiunti i comuni di Umbertide e di Città di Castello, che nel frattempo sono state riconosciute come città di antica tradizione ceramica. Una sinergia che guarda lontano, al di là dei campanilismi e degli orientamenti politici, per promuovere la ceramica, per tutelare questo straordinario patrimonio che è identitario dell'Umbria e che ci caratterizza in tutto il mondo. Vogliamo, ecco, cogliere questa grandissima opportunità che ci è stata proposta dalla Regione dell'Umbria, in modo particolare da Eptaconfocommercio, per promuovere le nostre eccellenze, le nostre identità, le caratteristiche che distinguono i nostri territori in un unico grande contenitore che è la Strada della Ceramica in Umbria. Expo Casa 2023 andrà avanti fino al 12 di marzo.